poteva ripartire meglio questa decima edizione del Valencia Aurea, e quindi chiamo qui sul palco Silvia, la moglie di Giovanni, e il dottor Radaelli, che è il caporedattore della Gazzetta dello Sport. Benvenuta Silvia. Dottor Radaelli, salve, prego, si accomodi. E arriva anche il piccolo Carlos, vieni qua, eccoci qua. E chiaramente chiamo a farci compagnia, perché sarà poi lui anche a premiare, il giovane assessore allo sport, turismo, spettacolo e grandi eventi, Pasquale La Gamba. Eccoci, ciao Pasquale, ciao, benvenuto, prego. E allora, dicevo, un momento di grande emozione quello che abbiamo potuto registrare oggi pomeriggio alle 15 al complesso sportivo di Vibo, Viale della Pace, dove da qualche anno due palazzetti, il primo un po' più vecchio, l'altro nuovo, moderno, dove gioca la squadra di A1 di questa città di pallavolo, ma poi transita anche un po' tutta l'attività sportiva di questa nostra città. Don Enzo Varone, che ha portato una preghiera, un momento straordinario. Per chi? Per Giovanni. Abbiamo scritto questa scheda per lui, ci abbiamo messo l'anima, come facciamo sempre, per provare a raccontare una storia che ha emozionato per prima noi e che è davvero figlia di questa città. Guardiamola con attenzione questa scheda. Cos'è stato Giovanni? Chi è Giovanni? Perché Giovanni vive ancora dentro di noi ed è una storia esemplare di come si può essere calabresi e prendere a pugni le difficoltà, tutte, anche l'ultima, che l'ha incontrato 2 anni fa. Giovanni Parisi la scrive. Dentro una palestra tutti i sabati alle 6, con la mamma fuori ad aspettare. Giovanni Parisi, Flash, così lo chiamavano i suoi, quelli della palestra di Voghera in cui aveva iniziato a tirare i primi colpi, e così hanno continuato a chiamarlo i tifosi. Nella sua carriera ha disputato 49 incontri, ne ha vinti 41, 29 più della metà per KO. Numeri da campione, che gli sono valsi il titolo mondiale per 2 volte e in 2 categorie differenti, pesi leggeri e super leggeri. Ma il capolavoro, l'apice, il momento che tutti aspettavano, arriva nel 1988, alle Olimpiadi di Seul. KO! Grande Parisi! Un suo destro, vedete la sua gioia, una capriola di Parisi! Dopo oro olimpico per KO. Dopo la vittoria, Giovanni piange. Ha realizzato un sogno, che non era quello di vincere l'oro, ma di poterlo dedicare a sua madre Carmela. La medaglia è sua, dice. Con medaglia. Medaglia! Ma la vita sa essere imprevedibile. Dare tanto e a volte prende quando meno te l'aspetti. Il 25 marzo 2009, a 42 anni, quando un incidente stradale se lo porta via. Ma lui aveva sempre con sé i suoi guantoni, anche quel giorno, perché solo chi non teme nessuna sfida non perde mai. Si è battuto con lealtà, forza, coraggio e ha vinto, e noi con te. Ciao Flash. Ciao amici. E questa è la storia di Giovanni. Lo chiedo a un collega importante, caporedattore di un giornale importantissimo, che certo può trovare le parole per dirci perché, ecco, queste storie vere, intanto lo sentiamo quanto lo sono vere, e poi riescono sempre a fare la differenza. Giovanni sapeva perfettamente che la box è sacrificio e fatica, e questo è stato il suo modo di vivere per il pugilato e di essere di esempio agli altri. E il fatto di celebrarlo come campione per noi giornalisti che seguivamo e seguiamo il pugilato era una splendida cosa, ma di campioni ne abbiamo celebrati tanti. Con Giovanni non era solo celebrare un campione, siamo diventati veramente suoi amici, tutti noi, e questa è una cosa particolare, soprattutto per un ragazzo come lui, che era piuttosto chiuso, molto diretto, per cui se si scriveva una cosa che non gli garbava te lo diceva, non te lo mandava a dire, per cui le discussioni erano anche sempre molto interessanti e importanti, e servivano anche a conoscerci meglio, e per cui siamo stati, come Gazzetta dello Sport, con un orgoglio
smisurato, perché nell'anno del centenario della Gazzetta dello Sport nel 1996 co-organizzammo 4 mondiali di Giovanni a Milano, uno sforò e finì nel 97, eleggendo lui come testimonial del centenario della Gazzetta, perché ci sembrava il simbolo giusto. E in quella situazione, in quell'anno bellissimo, abbiamo potuto anche cogliere l'occasione dei suoi mondiali che riempivano ancora all'epoca il Palazzo dello Sport per celebrare e applaudire e premiare tutti i campioni del mondo del pugilato in una serata e tutti i campioni olimpici del pugilato in un'altra. Quindi grazie a Giovanni abbiamo potuto anche onorare personaggi di uno sport meraviglioso, di uno sport che trasmette dei grandi valori di etica e di correttezza. Purtroppo il pugilato sappiamo perfettamente, non si scrive mai un ex ginnasta ha fatto una cosa per cui deve finire sui giornali, e spesso si scrive un ex pugile, e qualche volta questo ex pugile non è neanche un ex pugile, è uno che magari è andato in palestra qualche volta senza neppure essere tesserato, e questo è un pochino il male che si porta dietro questo sport ingiustamente, ed è anche l'altro male, quello dell'aspetto della violenza, che certo un pugno è violento, però è lo sport dove io ho visto più solidarietà tra gli atleti, soprattutto tra i contendenti, in tutta la mia carriera giornalistica, che non è breve. Silvia, oggi qualche volta, Marziale prima ha parlato della TV, no? Che veicola alcuni modelli, qualche volta oggi la bella ragazza sposa il campione quando è già campione. Tu hai scelto Giovanni quando non lo era ancora, o forse lo era già? Lo era appena diventato, sì. Ma io non sapevo chi fosse, quindi la mia scelta è stata così, pure di cuore, colpo di fulmine, basta. Cosa c'era di speciale? Cosa avevi visto in lui di speciale? Il primo sguardo è un bel uomo, e poi man mano tutto il resto, una persona specialissima, forte, determinata, con tanti lati deboli, ma molto sensibile. Era tutto per me, tutto. Carlos, cosa ti ha lasciato l'insegnamento più grande che ti ha lasciato papà? L'esempio più grande che porti dentro? Il rispetto e la fiducia. Grazie. E un'ultima battuta a questa Gazzetta dello Sport, che ringrazio davvero. Cosa ci lascia Giovanni, e perché è una bella notizia che racconta l'altra Calabria, Giovanni? Beh, ho fatto prima l'esempio del pugilato, possiamo dire che in certi aspetti la Calabria può sembrare un po' il pugilato, no? Da questo punto di vista, come hai detto tu, se c'è un riempitivo da mettere, e invece Giovanni è proprio l'emblema classico che non è così, come tutti i premiati di questa sera, ovviamente. Io parlo per il mio settore, che è quello dello sport. Cioè, partire da qui e avere un'infanzia come quella di Giovanni, molto difficile, e arrivare ad essere campione olimpico e campione del mondo in uno sport estremamente selettivo, dove è vero che si studiano le cose in palestra, ma quando suona il gong, il pugile solo, e lui è l'avversario. E forse è per quello che lui e l'avversario, poi alla fine, quando si abbracciano alla fine del match, l'abbraccio è sincero. Voglio ricordare solo un episodio di Giovanni, non certo uno dei suoi match più difficili e più spettacolari, contro un inglese a Milano per il titolo mondiale. A un certo punto lo aveva letteralmente in mano, e allora ha smesso di combattere, non gli tirava i pugni, questo era appoggiato alle corde, e l'arbitro ovviamente lo invitava a colpire, perché questo è il pugilato. E allora Giovanni tirava 2 o 3 pugnetti, quell'altro non reagiva, e a un certo punto si è messo lui a dire al manager dell'altro pugile, che era il fratello, di tirare la spugna, perché per le regole del WBO, se l'altro non cadeva al tappeto, l'arbitro non poteva interrompere il match.
e questo non cadeva al tappeto, voleva stare in piedi, non ne aveva più. E Giovanni ha smesso di combattere, era facile un KO spettacolare, ancora un pugno, non gliel'ha voluto dare. E questo è anche il segno... Le storie raccontano molto di più di qualunque ragionamento. Chiamo qui con noi ad unirsi il sindaco Nicola D'Agostino per questo momento importante di premio. E prego, sindaco, venga insieme a noi e siamo pronti per consegnare il premio. Ci alziamo adesso in piedi tutti. Assessore, ecco, il palco è piccolo per questo grande momento. È sempre piccolo un palco, devo dire, noi proviamo a metterci tutti i contenuti possibili. Allora, sindaco, ecco che arriva la targa, la diamo, vieni al centro, al piccolo Carlos, oltre che a Silvia. Io leggo la motivazione che la città di Vibo ha inteso dare nella consegna di questo premio. La Valencia Aurea, valore sport, premio alla memoria Giovanni Parisi, alla memoria di un grande campione per il valore sportivo, gli insegnamenti, la lealtà e il coraggio, per essere stato uno dei pochi italiani ad aver alzato l'oro olimpico nel pugilato ed averci ricordato che non importa da dove vieni, che mezzi hai, che sia un incontro di provincia quanto una finale mondiale, importa la determinazione che ci metti per raggiungere quello che vuoi. Per aver reso i suoi successi nella box un vanto di tutti, ma più di ogni altra cosa, per aver combattuto senza mai arrendersi dentro e fuori il ring, per aver reso orgogliosa la sua famiglia e da oggi ancora di più la sua città, Vibo Valencia. E qui direi su questo momento, Pasquale, una riflessione a nome della città da parte tua. Io penso che la risposta sia questo lungo applauso e questa platea alzata. Abbiamo pensato di ricordare il più grande uomo di sport che ha avuto la città di Vibo Valencia oggi pomeriggio, dedicando il nostro, per quanto piccolo, ma il nostro più grande complesso sportivo. Questo affinché la memoria di Giovanni Parisi, la vibonesità di un grande atleta, di un grande sportivo, non vada a dimenticare, ma che possa ognuno di noi ricordare questa figura e possa sentirsi orgoglioso di questo uomo che ci ha donato queste grandi vittorie, non solo vibonesi, ma per la nazione intera. Sindaco, è questa la Valencia che vogliamo? Certamente, questa è la Valencia che vogliamo. Io ero ben sveglio a luna di notte quando il papà vinse a Seul l'oro olimpico, è uno dei pochi che l'ha preso, che non solo ha vinto l'oro olimpico ma contemporaneamente anche il mondiale, e penso che oggi abbia vinto un altro premio grandissimo nel momento in cui il figlio ricorda soprattutto i valori fondamentali che gli ha trasmesso il papà. Il rispetto e la fiducia, il rispetto, perché Marziale giustamente dice le regole, i genitori che capiscono che i ragazzi vanno educati, vanno rimproverati, non vanno assecondati, e la fiducia perché nonostante le ovvie difficoltà quando ti manca dei riferimenti così importanti, però la speranza di un futuro comunque che ti consente di far bene evidentemente negli occhi della mamma e del ragazzino di Carlos sono ben vivi. Quindi questi sono i messaggi più importanti. E grazie ancora, e ancora un saluto a Giovanni. Da oggi, ogni volta che ci sarà un evento sportivo in questa città, il collegamento in diretta sarà col complesso Giovanni Parisi, e questo sarà un bel modo di ricordare Giovanni, una storia straordinaria.